Quante robe sono comparse. Sì, io ho capito. Ok. Devo metterle in carica poi. Molto bene. Signori, benvenuti in questo porco di un... Cazzo di coso, Dio buono, che ogni volta si stacca. Allora, in un nuovo episodio di A Quiet Place. Allora, oggi, vabbè, oggi siamo scialli, oggi torniamo al giorno 1, torniamo agli inizi, torniamo ai cazzi e mazzi, qua anche se si parla si può fare quel cazzo che si vuole. Ah, ecco, mi sembrava basso. Cioè, basso è basso perché ho abbassato, però. Cioè, che poi sapete cosa? Audio, la musica possiamo abbassarla anche un bel po', perché tanto mica la musica. Effetti e cose, dialoghi li lasciamo uguali. No. La musica è sempre altissima, lo stesso. Fammi vedere. Ok. Bello qua, cazzo. Where's Martin? I told him to go do the dishes. Oh. During your attack, he didn't know what to do with himself, so I gave him something to do. Got it. He really cares about you. He's never seen me like that. But you had asthma when you were little. That was different. And I had it under control by middle school. When did it come back? When my. Oh, Laura, complimenti, eh. Cioè, c'hai proprio... Vabbè. Ve lo immaginate... Oh, Dio mio, dai, vedo le eliche ferme. Mamma mia, ragazzi. Ma immaginate se un trofeo... stavo dicendo? Ah sì, perché ho detto... Immaginate tipo platinare questo gioco, voi immaginate se tipo c'è un trofeo dove per forza devi avere, come si dice? Dove per forza devi avere, tipo, che ne so, il volume, il microfono sempre attivo e poi hai tipo, come si dice, i rilevamenti praticamente al massimo, cioè che appena fai un minimo rumore ti prendono. Ma io muto il microfono e non mi sentono più, perché se muto questo, muto anche questo, quindi non mi sentite in cazzo con nessuno e posso andare a qualsiasi volume. Hey, Alex, single or double? Single. Thanks, Robert. I live to serve. And don't you forget it. Never, my queen. How you doing, Dad? Good birthday so far? Dad? Fine, sweetheart. I'm fine. Are you all right? You look pale. Oh, yeah. I just, Alex, you mind grabbing the beer? Not at all. Le porto in... che è nel furgone per ringraziare. Whoa.
Dove dai l'appoggio, stronza? No, povera. Julia gave her that nickname. And Martin, he just finished what, his third year? Ah, beh. Mi piace che viene tutto evidenziato col giallo, ovunque. Hey. Hi. I just wanted to say... I know. Really sorry. I didn't know that you'd... It's okay, really. I thought you'd laugh. You know, on the plus side, you get to brag to all your friends at school. I do? Yeah. You can tell them that you finally took a girl's breath away. Wow. I hate to say it, but I kind of missed you this year. Yeah? Martin, I can't find the bottle opener. Can you... On it. Wanna help me look? Sure. Minchia, Laura è sempre in mezzo ai coglioni comunque. Ciccia, non vedi che stiamo parlando? Fatti un po' i cazzi tuoi. Cioè, non ho capito. È un momento intimo. Oppure voleva lasciarci un momento più intimo. Bello, lo voglio in camera mia, lo voglio. Oh, aspetta un po'. Ah, è collezionabile. Broken Chains dei Voltage Vortex. Silver Serpent, Neon Rebellion. Crimson Tide. Crunchy beer. Delicious. Torta Red Velvet. Lasciamo perdere! Troppa roba, cosa vorrebbe... non lo so. Troppo difficile da fare la tolta Red Velvet. Holy shit. I can't believe you have this. It's my mom's. Do you have any idea how rare this is? You think I'd like it? If you like my music, you'll love theirs. They're like my biggest inspiration. Can I hear it? Will Laura mind if we play it? I meant your music. What? Come on. It's been a long time since I've heard you sing. You mean now or why not? I mean, I just wasn't planning on it and I haven't warmed up or no, screw it. All is quiet, all is calm. Oh, the storm isn't gone. See the sun, catch my breath. Oh, I know what comes next. For just a moment. Apri bottiglia, è quello, no? In the eye of the storm. Alex. Anyway, if you liked that, you're gonna love their stuff. It's so cool that you have it on vinyl. I want to show you something. Come on, Slowpoke, upstairs. So much for the bottle opener. Will you slow down? Do you want to give me another asthma attack? Hey, I'm always down to take your breath away. È di sopra. Si sente benissimo. Beh, minchia, meno male, cazzo, tutti sti anni di audio 3D. You see it anywhere? I think it might be in my bedroom. Wait here, I'll get it. Oh, no. This time, I'll run off. And who knows, I might even plan some incredibly stupid prank. Scusa, ma la sollevi un attimo, ci arrivi, eh? Maybe I am, maybe I'm not. Ma questo è il bagno. Sarà la camera di Laura, non facciamo cazzate che poi minchia ci cazzia.
Prima pagina, romanzo in corso d'opera, non per occhi indiscreti, si prega di non leggere, compreso tu, Martin, Robert. E che cosa? Riusciva a immaginarlo in modo così vivido, il vagone del treno con il suo bel tappeto e i sedili imbottiti, le lanterne che ondeggiavano dolcemente come piccole ballerine perse nei loro pensieri. Gli spessi finestrini di vetro che si affacciavano su un mare di stelle scintillanti, sopra e sotto. Un treno che viaggiava da un luogo qualunque a qualunque luogo. Un forte bussare alla porta del bagno scosse Archer Innes dai suoi pensieri, costringendolo ad accettare che non si trovava affatto su un treno intergalattico. Oddio. Ma che da 3 minuti stava fissando il suo riflesso nello specchio del bagno del locale notturno. O erano 13? Difficile dirlo. Ehi amico, sbrigati! Gridò una voce mentre tempestava di pugni la porta. Archer, non fu sorpreso dalle urla. Ogni volta che trovava un momento di pace sembrava che qualcuno si arrabbiasse. Perché era così difficile trovare un po' di silenzio? Archer non lo sapeva e sospettava che non lo avrebbe mai scoperto. Archer urlò di rimando. Tonno! Eh? Replicò la voce. Ho mangiato il tonno! Che cazzo? Archer trovava che la confusione fosse spesso il suo strumento più potente, e questo momento non era diverso. La voce, con un tono al tempo stesso irritato e disgustato, borbottò tra sé e sé mentre si allontanava dalla porta del bagno. Archer tirò un sospiro di sollievo, fissò il suo riflesso nello specchio macchiato di impronte e sputi. Come sputi? Che schifo! Domani, mormorò. Domani sarà diverso. Se proprio è necessario farlo, meglio mentire a se stessi. Ah, beh, dai. Pagina strappata. C'era un treno, ma i suoi binari, ben usurati, non conducevano alla città, piena di luci brillanti e innumerevoli grattacieli. No, questo treno correva 24 ore su 24 per un bozze. La maggior parte dei treni trasporta i pendolari attraverso vaste campagne o in mezzo a grattacieli incombenti che fanno il solletico alle nuvole. Ma questo treno era diverso, era speciale, portava i suoi pendolari in una terra magica chiamata Robert. Mi scuso di averti mandato un'email del genere pur avendoti appena visto al lavoro, ma nonostante non ho trovato il coraggio di chiedertelo di persona, quindi ecco qua. Nonostante l'assicurazione, le cure di Giulia ci stanno prosciugando. Sto mettendo quello che posso sulla carta di credito, ma questo coprirà solo una parte. Ecco perché speravo che tu potessi concedermi un prestito. Restituirò ogni centesimo, ovviamente, e con gli interessi, se vuoi. Non lo chiederei mai, ma se c'è una speranza di salvarla, devo coglierla, devo farlo. Spero capirai, il tuo amico Kenneth. Oh, scritto a mano, L. Quanto possiamo dare? Aspetta, che mi sembra di aver visto un collezionabile. Se posso, lo prendo quando succede. Signora Edwards, sebbene il mio cliente, il signor Ayling, apprezzi la vostra offerta di 250.000 dollari per compensare le lesioni che gli avete causato il 22 settembre 2018 nella foresta di Kinderskill, riteniamo che tale somma non tenga conto del grave trauma emotivo che il signor Reilly subisce quotidianamente dal giorno dell'incidente. Quando abbiamo pattuito un accordo extragiudiziale, le condizioni erano che voi risarciste il signor Reilly con una somma che non solo coprisse le spese mediche, ma che tenesse anche conto dei limiti imposti al suo stile di vita. Minchia. A nome del mio cliente le chiedo di inviare una nuova offerta entro i prossimi 30 giorni, altrimenti non avremo altra scelta che portare la questione in tribunale. Invierò lo stesso avviso al suo rappresentante legale, Diana Hitch. Cordiali saluti, Tess Getz, studio legale Getz e Associati. Porca troia, che cazzo è successo?
Una serie di libri connette secondo la natura le gioie di una vita naturale, foreste e fauna, fauna selvatica, un equilibrio delicato, le meraviglie della fauna selvatica, ritorno alle origini, resuscitare la madre terra, Atlante delle operazioni chirurgiche di Trim, la maestria di Dalloway nella chirurgia, terapia chirurgica moderna, principi di chirurgia di Miller, una catastrofe intergalattica, l'espiazione dell'androide. Amore per la programmazione, scrittura fantascientifica per neofiti. Ok, ma non è la stanza giusta questa, giusto? Non è la stanza giusta, immagino. Allora è questa. Vado in camera di Laura, porca merda. Beh, in effetti questa è più il campo suo. Have you seen Revenge of the Bloodsuckers 2 now? 50? 60? More like 120. Ah, Space Invaders. Grande. Scala a gancio, puoi portare con te una scala a gancio e collegarla a una scala sospesa per salire più in alto. Ok, di sicuro mi Found it. farà. Great. Just hook it up right there. There's C'è so un much crap collezionabile. up here. Well, you know what they say. One man's crap is another man's final collection. La faccia del cazzo quanti fucili che hanno qua. Mio boh. Whoa. How long have you had these? You like them? They're incredible. Which one's your favorite? Jesus. Oh, right. Just pretend they don't exist. That's what I do. They're all your mom's? Yep. I know she likes to hunt, but this is What? a lot. I mean, she doesn't like hunting. She doesn't? She does it for work. I thought she worked in wildlife management. Yeah, which sometimes means population control. Population control. If, you know, a species gets out of hand, she says it's the only way to, maintain balance. You hear that? What? No, il padre piange. Should have done more. There's nothing anyone could have done. I'm a doctor. What's the point if I can't save my own wife? The hell is that? Ah, è quel giorno che sono arrivati. Speriamo che suo padre non sia morto, cioè dai, già ha perso la madre per chissà quale malattia. La casa sul lago. Ah. È giorno 1 in effetti, quando sono atterrati. Dovrei non cominciare a parlare così adesso. Il bello è che nel film non puoi parlare con questo tono, ti sentono. Però, adesso parliamo così. Goofy, anquilo e papero. Bello. Ok, vediamo cosa riusciamo. Figli di Troia.
che se mi trancia una roba di quelle sono tipo morto, perché cioè andare senza una gamba non è proprio il massimo. Ok, scavalchiamo di qua. Ma io non ce l'ho già venuto qua. Del tipo con Martin. Non ce l'avamo già entrati qua. Forse no, sapete? Forse no. Ehi istruttori, sono così emozionata di conoscervi. Ora potreste pensare, ma Carrie, mi hai conosciuto quando ho fatto il colloquio, ed è vero, fino a un certo punto. Ho conosciuto chi eravate prima che arrivaste al campo avventura outdoor di Omar, la Lontra. Ah, scusate. Ma credo davvero che chiunque passi il mio campeggio diventi una persona diversa, una persona migliore. Come posso fare un'affermazione così audace e semplice? Tutto si riduce al metodo Lontra. L come la luce con cui illuminare le nostre vite, O come le ombre da lasciare fuori, N come la natura che adoriamo, T come il tatto con cui affrontiamo le cose ogni giorno, R come le risate, A come l'amore. Se accettate davvero il metodo Lontra, se accettate davvero il metodo Lontra, vi prometto che scoprirete il vostro vero io. Inoltre, e faccio il capo solo per un secondo, il vostro compito è quello di promuovere il metodo Lontra a tutti i nostri campeggiatori. Essere un bambino di quest'epoca è terribilmente complicato. I social media consumano la vita dei nostri ragazzi 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Nel campo avventura outdoor di Omar la Lontra, però, non è così. Aiuterete i vostri campeggiatori a entrare in contatto con la natura, forse per la prima volta. Ora, il primo passo per abbracciare il metodo Lontra sarà probabilmente il più difficile. Dovete consegnare i vostri cellulari. Lo so, sembra estremo, ma quando arriveranno i campeggiatori, dovrete raccogliere i loro telefoni e sembrerete piuttosto ipocriti. E sembrerebbe piuttosto ipocrita farlo con ancora il vostro in bella mostra. Siete pregati di consegnare i telefoni presso l'edificio dell'amministrazione entro le ore 15. A presto, la nostra serata sarà sicuramente super. Kerry West, leader del campeggio proprietario. Campo Avventura Outdoor. Ok. Beh, diciamo che in realtà ci sta la cosa del. Ah, guarda, eccoli qua. Sta cosa di non usare il cellulare.
Istruttori, ho trovato una trappola per orsi vicino al campeggio. Sì, una trappola per orsi. Per fortuna sono riuscita a farla scattare lanciandole contro una bottiglia. Ha fatto un rumore fortissimo, anzi, uno strano che non sia. Anzi, è strano che non siete accorsi a vedere che se stavo bene. Una trappola per orsi così vicino al campeggio è assolutamente inaccettabile. Dobbiamo mettere tutto in sicurezza prima che arrivino i campeggiatori. Carrie. Adesso invece l'hanno messa tutte dentro di buono, una roba allucinante. Danno un'altra strada da prendere, probabilmente quella là è quella più giusta. Che cazzo è un predator questo? Ok, dobbiamo andarti là io, però voglio vedere un attimo di qua se c'è qualcosa in più. Sono morti. Ogni singolo istruttore. Grazie a Dio i campeggiatori non sono ancora arrivati, ma Freddy, Billy, Jason e persino Carrie, tutti uccisi da cosa? So solo di essere in preda al panico, ma devo cercare di raggiungere qualcuno. Devo chiedere aiuto, solo Carrie conosceva il codice di quella stupida cassaforte con dentro tutti i nostri telefoni. Quindi mi tocca andare alla stazione radio. Se non dovessi farcela, spero che qualcuno trovi questo biglietto. E se lo trovate, per favore, dite ai miei genitori Sid e Laurie Carpenter che ho cercato di contattarli. Ci ho provato, Gail. Allora, va bene questione di cellulari da non utilizzare perché giustamente in questi ambienti qua il cellulare non dovrebbe essere usato. Però, ragazzi. Dai. È assurda come cosa di tenere i cellulari chiusi in cassaforte. Cioè, tieni uno stipetto così nel caso succedesse qualcosa di grave, uno può comunque prendere i cellulari e utilizzarli. Perché alla fine quello è il problema, cioè. Dai. Trappole per orsi. Le trappole per orsi possono essere disinnescate lanciandole contro degli oggetti. Sono rumorose, quindi fa attenzione. Beh, io eviterei di. Ah, è per questo motivo qui che mi dice.
Whitehall, rimanete qui. Io, Wesler e Madeline ci dirigeremo rispettivamente a nord, a ovest e a sud, alla ricerca di altri sopravvissuti. Ci è stato riferito che sono stati avvistati dei civili all'ospedale, anche se tutti i tentativi di contatto radio sono stati ignorati. Forse nel panico hanno scollegato tutti i dispositivi elettronici. Mentre siamo via, tenete aperte le comunicazioni via radio. Usate discrezione nel comunicare ai sopravvissuti la nostra posizione. Siamo qui per aiutare, ma se ci ritroviamo a dover dare rifugio a molte persone, è probabile che si ripeta quanto è successo al molo. Fate silenzio, restate al sicuro. Caporale Shibata. Secondo voi io di qua posso passare? Mi sgama. Mi prendono sicuro. Se faccio di lì. Che poi va bene che è un videogioco, quindi sono impostati per che se fai un determinato lasso di rumore ti vengono a prendere a prescindere i mostri. Però diciamo che nel film almeno erano, beh, non è che potevano monitorare, cioè regolarli tanto bene, nel gioco. Oh, papà. Are you? I'm fine. An accident. Did Laura do that? The hospital was attacked. Everything happened so quickly. Did anyone else make it out? All that matters is that you're safe. Laura Ma però followed me. questa tecnica funziona, She's not magari. well. Yeah. Thought. Alex. She knows about. Your glove. Shred to shreds. Oh, that's okay. Oh, no, here, put these on. No, thanks. Don't be silly. I'm not. That can't protect you. Stop it. Alex? I'm sorry. I just I can't. He was my only, and he's gone because of. When your mother passed, I couldn't see the point of anything. But when I look into your eyes, she's still here. What do we do? The group that was here left a while ago. They were in contact with someone through the radio. They wrote down the frequency, but the antenna's offline. Where is it? There, on the watchtower. Okay, then. No, I'll go. You're injured. You're pregnant. Only one of us is walking like Tiny Tim. But Dad, I can't lose you two. I take this.
this. Il coltellino. Perfetto. To help with the antenna. No, cos'è? What? Now, I just remembered. Laura got me this for my birthday. I can direct you to the antenna. You need to stay quiet. I know. Okay. I tap the mic once for yes, twice for no. Got it? Good. Be safe. You too. Lui può parlare attraverso come fare io, no? Cioè, tanto la voce dalla radio si sente. No, non ho capito. Trappole a scatto. Interagisci con le trappole a scatto per disinnescarle silenziosamente. Per ogni trappola sarà necessario premere R1 oppure tenere premuto L2 o in sequenze differenti. Quindi fai attenzione. Minchia, è pure difficile. Così mi sono diventati per quale motivo, scusami? Perché ho visto la bestia. Ciao papà. Curiamoci almeno così, visto che abbiamo le cose dietro. Magari non serve, però... va bene lo stesso, almeno abbiamo tutto sotto controllo. Posso parlare anche un pochettino più forte? Mi sembra di sì. Qua c'è l'acqua. Oddio, cuori. Oh no, c'è il campeggio cuori. Mi sparo in faccia, dai, dai. Da che parte ha detto che devo andare? Di là, ok. Devo calmare, basta seguire le istruzioni di papà per raggiungere i cazzilli. Basta che fa un minimo sforzo, minchia. Partono i polmoni, cioè, Dio buono ragazzi. Il suo colore preferito era il marrone. Ok. Era un contralto, ma amava... Ah, un contralto! Di cantare partita tenore.
cazzo mi fanno? Mi fanno usare tutto il tempo queste cose qua. Mi ha vedato la strada, grazie. Mi ha liberato dal percorso. Però chissà cosa c'è di là, però aspetta un attimo. Guardate che difficoltà che dobbiamo ammettere. Ok, sono alla radio. C'è tutta sta cosa delle luci. Di puttana sono lungo, però è incredibile. Cioè, mi sembra anche un po' esagerata sta cosa. Tu non vali un millesimo di quanto valeva Larry. Cioè, che poi anche lì. Quanti cazzo ce ne sono in sto minchia di mondo, mi piacerebbe saperlo. Cioè, ne sono tirate a centinaia. Alex, did you find it? Your mother would be proud. Well, she was always proud of you. So at the next fort, veer right. And the watchtower should be straight ahead. Siamo. Poi può morire se di merda, però cazzo. Non tossire, non mangiate, non tossire. Facciamo così che è meglio. Ciao strega.
Bene, dai, va bene, sta andando bene ora. Sto cercando questo gioco qua, ho attivato persino il microfono, quindi è un casino, devo parlare veramente piano. Cioè, piano non tantissimo perché ho alzato un pochettino la soglia, però così non posso parlare. Devo parlare a questo volume qua perché sennò mi sgama la bestia. Quella puttana là. Dov'è? Non c'è. Whitehall, non possiamo permettere che la corrente vada via in questo modo. Se succede, non possiamo attraversare questo dannato cancello e poi siamo fregati se qualcosa va storto con l'antenna. Ricordate, quando va via la corrente dovete riavviarla dal magazzino. È la nostra unica opzione per alimentare la torre di avvistamento. Quindi speriamo che non ci abbandoni del tutto. Stavolta la riavvio io, ma non voglio che questo accada di nuovo, Wesler. Eh sì, perché questo qua è il gioco preso dal film. Devi star zitto, anche se no ti ammazzano. E poi è un secondo, non è che dici parli per sbaglio e allora la bestia viene da te e ti cerca e poi se ti sgama ti sgama. No, no, qua se parli ti prende subito. Se parli ti prende immediatamente ed è una cosa che è un pochettino. Però ci si può abituare. In realtà l'opzione del microfono è disattivata come standard. In teoria non è fatta per essere attivata, però è un'opzione extra per essere più immedesimati nel gioco. Io l'ho fatto perché è figo. Perché se no il gioco devi. Perché ti faccio vedere. Allora, no, non è audio, è gameplay. Perché vedi, io se parlo con questo tono di voce mi può sentire. Allora, la soglia che non devo superare con la voce è la linea, sono le tre linee tratteggiate. Se io supero quella soglia lì, mi sente. Difatti, se parlo così. Vedi che non va oltre la linea, un pochettino ogni tanto va oltre, però se parlo così dovrebbe andare bene e non mi dovrebbe sentire. Se supero, mi sente e mi viene a prendere. Questa barra qua l'avrei voluta dentro il gioco, però ovviamente sarebbe stata un po' troppo invasiva nello schermo, però sarebbe stato molto utile. Quindi sono obbligato a parlare così io. È molto più immersiva l'avventura così. Lo devi fare piano piano con l'apertura delle porte, cazzi e mazzi, un bordello di roba. Stavo pensando anche di mettere un pochettino più bassa la cosa dell'audio, ma secondo me se la metto un po' più bassa di come adesso mi sgama e quindi rischio di perdere costantemente. Già ho abbassato tanto l'audio del gioco base. Secondo me se abbasso ulteriormente non. Merda. Se alzo di più la cosa non va bene. Cioè non c'è immedesimazione nel gioco. Guarda che puttana. Non l'ho ancora finito. Mi manca un boss segreto da battere. Mi manca un boss segreto da battere, che è un botto difficile. E poi mi mancherebbe il boss del capitolo 5. Poi mi mancherebbe solamente da fare il capitolo 6, però il boss del capitolo 5 non riesco a batterlo. Però prima di battere il boss del capitolo 5 voglio battermi questo boss segreto che. Voglio battermi questo boss segreto che ho trovato.
Anche perché battendo tutti i boss segreti, in teoria ti sblocchi. Ti dovresti sbloccare il finale vero di Wukong. In teoria. Di fatti vorrei farlo tutto, visto che mi mancherebbe solo quello, ma è bello tosto. Me lo vorrei comunque sbloccare per vedere un po'. Sentito che quello succede. Difatti io adesso, prima ancora di finire poi il capitolo 6, porca merda, muoio. Ecco che cazzo serviva. Minchia, bank, mi fa morire sti cose perché proprio si lanciano come delle bestie allucinate. Ecco che cazzo serviva prendere quella merda di bottiglia, vaffanculo. Allora, ci sta. A ognuno piace uno stile di gioco e dei tipi di giochi. Non ti piace Wukong? Cioè, va benissimo, tanto io sono uno che porta tante cose, porta tanti tipi di giochi, quindi io, cioè, ho molta varietà, poi dipende. Molte volte non smetto di portarli perché magari non mi piacciono, però sono una persona che varia tanto, però quei tipi di giochi lì io li adoro, quindi allora. Di puttana, guarda. Tanto sembra che faccia il rumore dei predator. Minchia,
a tossire. Madonna mia bastarda. No, non. Vabbè, scusa. Ma me l'ha fatto a fette. Ma me l'ha fatto a fette anche Elden Ring e Dark Souls e Silent Hill. Tutti i Souls non li sopporto più. Vabbè, uno porta e gioca quello che ti piace. Si vede che ti piace molto di più. Beh, non c'è nulla di male in questo, comunque. Ma Silent Hill, perché non ti piace? Nel senso, è un horror, va bene, però. Cioè. Non ti piace per lo stile che hanno fatto nuovo? Perché io, ad esempio, Silent Hill non li ho mai giocati. Nessuno. Non ho mai giocato nessun Silent Hill in vita mia. Però questo nuovo che hanno fatto, cioè è un remake del 2, che io, Dio buono, ti giuro, a me fa incazzare. Che hanno fatto il remake del 2 senza fare il remake del primo. Cioè, parere personale, devi partire dal primo e poi vai avanti. Non che parti col 2. Forse perché il 2 è quello che è più piaciuto alla gente. Allora hanno voluto fare il remake del 2 proprio apposta perché andavano sul sicuro, forse. Dipende. Io comunque ho intenzione di portarlo più avanti, Silent Hill 2. Ho intenzione di portarlo. Quindi, se per caso vorrai fare un salto e guardare. Per me fa piacere. Io purtroppo te lo dico, io sono un amante dei Souls-like, dei Souls e dei Soulsborne, questo mix di giochi. A me fanno impazzire invece i Souls-like, sono bellissimi, cioè io li adoro quello stile di gioco. Infatti, non per vantarmi, ma sono fatto il tatuaggio apposta. No, ma infatti, ma assolutamente. No. Allora, siamo tanti, siamo vasti, siamo talmente tante persone che non ha senso che uno porta le cose per fare un numero, per far massa. Buongiorno, dottor. Ciao. Ma le chiavi del garage, quelle lì che c'è te, non apre? Le chiavi? Telecomando. Per aprire il garage. Il telecomando mio? Sì, che apre. Minchia, stamattina non riuscivo Hai preso il mio telecomando? a aprire. Perché il tuo non apriva? Sì. No, perché il mio è in macchina da te. Ah, nell'altra macchina. Sì, nella tua macchina. Ah, nella mia. Io non l'apro lì. Se Ah. non riuscivo a aprirlo con quello, allora poi aprivo la mia stamattina. Ah, Boh, il mio telecomando va, devi schiacciare più volte. Minchia, io quando arrivo schiaccio e va. È la mano del padrone. La mano del padrone. Sì, porterò Silent Hill, ma ti dico, porterò Silent Hill non per la massa, perché sennò l'avrei dovuto portare al Day One. Porterò Silent Hill perché non l'ho mai giocato e sono curioso di giocarlo. Visto che hanno fatto. Allora, io i Silent Hill li ho sempre voluti giocare, solamente che ero piccolo quando uscivano e avevo sinceramente paura degli horror. Molta paura degli horror, avevo tantissima paura degli horror. E quindi. Non li prendevo, non ci giocavo, e se ci giocavo li lasciavo, li mollavo dopo la prima cosa e non ci giocavo mai più. Un cagasotto. Poi ora mi sono forgiato tra film horror, film cruenti, film oltre l'immaginazione, cosa. Io ormai ho una testa talmente tanto maciullata che talmente tanto martoriata dai film horror, da cose macabre, splatter, cose che ormai vedere le cose o girarci in mezzo non mi fa effetto. E quindi, cioè, mi ritrovo che a me qualsiasi cosa mi capiti, anche questo non mi fa paura. Ad esempio, l'inizio ero un pochettino titubante perché ho detto, minchia, chissà come cazzo è, però in effetti non fa paura. Semplicemente mette ansia e angoscia perché giustamente devi far silenzio, devi far cose, però non sento pressione, cioè quando ce l'ho intorno mi sento pressione perché giustamente se mi tocca, se mi arriva vicino mi ammazza e quindi vabbè, quello è normale, però
Non sento quella pressione, ci sono molti che ho visto i gameplay e hanno paura, cioè hanno veramente paura, quando vedono arrivare il mostro urlano e dicono, minchia ragazzi, ma porca puttana, fa ridere. Prova, vedi una volta che capita, quando lo porterò ovviamente, vedi un po' come ti trovi e se ti fa piacere, io ci sono. Poi, ovviamente, se vieni, fa piacere anche a me. Che poi una cosa ti voglio dire. Io, quando è stata? 2 sere fa? O tre? Non mi ricordo. Il frame non mi ricordo se l'ho mai giocato. Dovrei controllare. Fammi vedere un po'. Project Zero. Eccolo qua, serie di videogiochi. Ah no, mai giocato, mai giocato. Ah, c'è per PS5? Mai visto giocato. Ah sì? Andrei bene con Fatal Frame? Bah, vediamo, ci farò un pensierino. Vado a vedere un po' com'è sul Play Store, visto che c'è scritto Play 5 qua nelle cose. Vediamo, vediamo, vediamo. Mi vado a vedere magari qualche piccolo gameplay, qualche piccola cazzettina giusto per farmi un'idea. E se mi intriga lo premio. Provo. Proviamo. Ash aveva una risata cristallina, amava i musical e cantava ogni volta che era in macchina, ma solo le canzoni dei cattivi. Brava bambina, brava, brava. Era la bambina più gentile del mondo, le chiesi perché volesse cantare solo le parti dei cattivi e Ashley rispose, essere l'eroe è noioso, tutti sanno come essere buoni, ma essere il cattivo, quello puoi farlo solo con l'immaginazione. Potresti giocare sia il primo e il secondo perché gli altri non sono una meraviglia. Vabbè, va bene, riguardo comunque. Seguirò il tuo consiglio, mi vado a guardare qualche piccola cosa, non da spoilerarmi troppo, ovviamente, magari qualche inizio, magari di gameplay, e ci faccio un pensierino. È l'unica volta in cui ho dovuto darle torto. Un sacco di gente non sa cosa significhi essere buoni. Molte persone rendono questo mondo un posto freddo e crudele, senza nemmeno rifletterci, come te. Ti basta ottenere ciò che vuoi e a quel punto mille Ashley potrebbero morire di fame e di stenti, e poi? E poi? Io non do la colpa ai mostri, la colpa è tua, che tu sia o meno uno dei ladri che mi hanno sottratto tutto. Sei ugualmente colpevole, perché se sei ancora vivo significa che hai rubato qualcosa a qualcuno che ne aveva bisogno e che è morto senza. Solo che non la passerai liscia, non più. La Guardia Nazionale se n'è andata, ora ci siamo solo io e te. Spero che eviterai la mia trappola, e la seconda, la terza, eccetera. Ci spero davvero. Devi credere che uscirai vivo da qui, devi sperarlo, per poi scoprire come ci si sente quando la speranza muore. Minchia, che cattivo! Sì, Ashley è una brava bambina. Madonna, che crudeltà, sto ricordo. Aspetta, c'era di qua la cosa.
Però ti dico, anzi, ti chiedo, parlando così, mi si sente abbastanza bene, giusto? Perché ho alzato la soglia in modo che almeno così mi si sentisse abbastanza bene, da non parlare troppo forte per il gioco, né da... Cercare di non parlare troppo forte per il gioco, ma di parlare abbastanza forte da poter parlare in generale. Ottimo, perfetto. Usiamo sta roba. No, è un bene perché almeno così posso... comunque posso comunicare, perché se no minchia non poter proprio parlare sarebbe tremendo. Perché mettere in pausa ogni volta che devo parlare con qualcuno, cioè. Esempio, io non ho delle live, sì ora ci siete ogni tanto, va bene, ma la maggior parte delle volte non c'è un cazzo di nessuno, quindi potrei anche starmene zitto. Senza problemi, senza nessun tipo di problema. Però è anche brutto, cioè fare un gameplay solo muto, soprattutto alla prima run, mi sembra un po'... non è tanto bellino. Quello è strano. Quello è strano. Non so che dirti perché Twitch lo seguo veramente poco, ma per quel che seguo ci sono determinati giochi che vengono portati a determinati orari e tutti quando seguono quel gioco lì si abituano a quell'orario. Ma comunque c'è pochissima gente, almeno italiana, che porta cose, porta contenuti durante come si dice? Porta contenuti durante il giorno. Infatti portano tutti i contenuti di solito verso la sera, dalle 8 fino tipo alle 3, alle 4. Ed è una roba che a me fa uscire di testa. Però... grazie, lo prendo come un complimento. Porco, cazzo faccio? Qualcuno mi vuole inchiappettare, ma non ci riuscirà. No. Che cazzo di senso aveva andare di là? Ah, ecco perché. Dovevano farmela vedere prima nel ricordo questa cosa, perché se no mi sgama, cioè non lo capivo perché siamo ignoranti noi videogame. Coffee is not good for your health. It should not be a must. Il caffè non è buono per la... Il caffè
Il caffè non è buono per la tua salute. Non abusarne, in teoria. Io di inglese faccio schifo, ma veramente. Che bel posticino. Quindi, minchia, i fornelli più belli della mia vita. Quello non c'ha un senso. È un po' brutto anche perché poi di salute uno ci becca anche abbastanza. Ad esempio ho raggiunto una soglia mia che più di 6 ore a notte, 6 o 7, non riesco a dormire, che in realtà vanno anche bene, cioè non è che. Però cioè, ad esempio ho un periodo che vado a dormire per le 2, ma non gioco. Perché in casa c'ho altra gente, cioè se vado a dormire tardi e gioco, magari faccio casino, minchia, mi incazzano perché loro ora è un periodo di buona, cioè sono in ferie io, quindi però. Ma io neanche quelli molte volte. Io neanche quello. Cioè, dipende che tipo di horror è. Io dovrei giocare Visage, perché Visage dava un botto di pesantezza. Però ci sono i. Ok, almeno parlo un po' più normale, anche se parlo cosa. Io dovrei giocare Visage, perché Visage so che. Io avevo giocato ed era veramente pesante per i miei standard ed ero molto, molto meno sensibile. Ed ero molto più sensibile ai tempi quando l'ho giocato. Dovrei provarlo a rigiocare adesso che sono molto più minchia stabile mentalmente. Dovrei proprio vedere. Una cosa che che mi fa incasinare sono gli enigmi, perché quello è un gioco pieno di enigmi, è veramente. Però dovrei provarlo a giocare, ce l'ho, quindi potrei provarlo a portare una volta. Non lo so, vediamo. Il fatto che non mi spaventa tantissimo, io, ad esempio. Io Visage non l'ho mai finito, l'ho giocato, poi non l'ho più portato perché mi dava proprio pesantezza, c'era proprio. Mi dava proprio ansia a casa, mi dava proprio paura e non ci volevo più giocare. Ti dovrei rigiocare adesso perché minchia, secondo me ci sballo con quel gioco lì. Vabbè, però, vedremo in futuro. Prima voglio portare questi qua che sono usciti che mi intrigano, poi vediamo. Sì, ma come fanno a lavorare e a stare sveglio? Possibile. È possibile. Però, non lo so, dipende cosa fanno, perché magari fanno un lavoro diverso, fanno determinati lavori che. Non lo so, cioè, sono altri tipi di vite oppure beh, non lo so, perché uno la certa se fa un lavoro che inizia alle 7 del mattino o alle 8 e poi fa fino alle 5, alle 4, comunque devono mettersi lì in riga per cercare di dormire un minimo, se no schiattano, cioè tipo quando tornano a casa collassano, dormono, potrebbero anche fare così, se ci pensi. Tornano a casa, mangiano una roba. Vanno subito a dormire, tipo alle 5 finiscono di lavorare, alle 6 sono a casa, mangiano una cosa, vanno subito a dormire, si dormono quelle 6 ore, 7 ore, magari fino a mezzanotte, dalle 6 fino a mezzanotte sono 6 ore, magari fino all'una sono 7, poi attaccano, si svegliano, fanno colazione, giocano, fanno la live finché non si fanno magari l'ora di andare a lavorare e poi vanno a lavorare. Potrebbe anche essere così, in effetti. Scambiano la cosa, invece di fare come me, che io arrivo a casa, gioco,
Mangio, poi gioco ancora, poi vado a dormire, poi ricomincio a lavorare. Quando mi sveglio, faccio colazione, ma vado a lavorare e poi faccio così. Potrebbero anche far così questi qui. Non lo so. Io mi stanco a cucire. Infatti, ogni tanto mi chiedono di entrare in battle e giocare. Ma se io sto lavorando, altrimenti chi gli fa gli orli? No, quello c'hai ragione. Quello c'hai ragione. Eh no, purtroppo. Purtroppo, lì purtroppo è così. Prima viene il lavoro, poi viene queste cose qua. Io ad esempio qua non ci guadagno niente. Cioè, è una cosa che faccio per divertimento. Anche perché non ho raggiunto determinati standard per poter. Sì, per quanto riguarda il dormire e il vivere, sì, mi concentro molto di più su me che questo. Ma come ho detto, questo qua non è un lavoro. Non è un lavoro, cioè io sto in live quando ho voglia e quando posso, perché per il resto è cosa, se questo, cioè non ho i numeri per poter arrivare a fare le live, pertanto, per lavoro, quindi, anche perché per il tipo di contenuti che porto io, cioè, ci sono mille altre persone che lo fanno già, quindi sarei uno dei tanti che porta le solite cose. Poi magari sono diversi ovviamente, quello sì, perché tutti siamo diversi, ognuno ha il proprio modo. Però c'è già altra gente che ha iniziato prima di me, si è fatta tanto, tanto pubblico. Quindi non ha senso che magari vengano a vedere me, che sono nuovo, che sono un nessuno, per dire. Però io lo faccio, lo continuo a fare. Finché me la sento, che ne ho voglia, lo faccio. Se no poi ricomincio a giocare come ai vecchi tempi di quando ero piccolo, che gioco per solo divertimento mio, cioè in realtà lo faccio già solo per divertimento mio, però magari ricomincio a giocare come ai vecchi tempi dove gioco semplicemente giocando per conto mio e basta. Però questo si vedrà quando mi stuferò di far questo. Vediamo. No, beh, adesso posso parlare anche normale, però i filmati finiscono sempre in momenti che non te ne accorgi, quindi minchia, poi ti sarà addosso il mostro, casino. Fare il gradasso o fare quello che è per una curiosità mia. Tu da quant'è che fai live? Cioè da quando è che hai iniziato a fare le live? Allora, io è dal 2016 che faccio live, o 2018? Forse il 2018. Ho iniziato su YouTube a fare le live, c'ho un bel numero di gente che mi segue, ma in live non è mai venuto nessuno. Cioè, ogni tanto qualcuno compariva. Poi ti dico. Poi dopo un po' sono voluto passare a Twitch, direttamente a stare solo e unicamente su Twitch, perché ho detto, boh, magari il pubblico è migliore, magari viene più gente, fa quello o quell'altro, sai? E vediamo un po', perché è più adatto per le live Twitch. Molti invece sento che dicono, ma YouTube è meglio perché ti fai più pubblico, invece non lo so. Io sono voluto passare su Twitch per provare a cambiare un pochettino per la questione live. Sono venuto qua su Twitch e sì, ho in realtà, se dobbiamo guardare i follower, ho più follower qui, mi sembra, che su YouTube. Perché su YouTube, ad esempio, allora qua ne ho 281.
Infatti, e invece su YouTube ho 183 iscritti, qua invece ho di follower 281. Però ti dico, sono anni che sono qua, cioè allora, dove cazzo era? Fammi vedere, aspetta un attimo che non mi ricordo. E si fa vedere sta roba qua? Forse così. Allora. No, non è questo. Vabbè, ti dico. Fammi vedere un attimo perché. Allora, il mio primo video, il mio primo vi no, ah, il primo video è questo. Il primo video è di 7 anni fa. 7 anni. Quindi vediamo 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 2017, per dire. Invece se guardiamo le live, perché io ho incominciato con le live, dalle meno recenti, arriviamo a 7 anni fa? Ah. 7 anni fa. 7 anni fa ho iniziato le live, quindi stai a vedere che 7 anni fa, nel 2000 e che numero ho detto? 24, 25, 26, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17. Nel 2017 io ho iniziato a far live su YouTube, poi mi sono spostato su Twitch. Non mi ricordo il quando. Quindi fai te, sono 7 anni che faccio live non ho quasi mai avuto gente se non ogni tanto che mi seguiva sul momento. Io arrivo a una 70 follow. Ho questa stupida abitudine di mettere sempre io davanti alle frasi. Sembro mia figlia. E vabbè, ci sta. Comunque ti dico, non è per dire o fare, ma dipende cosa porti, perché te l'ho detto, se sei come me, che porti. Io no, quello sì. Anche il numero di follower, quello sì. No, però sai, magari faccio le live in orari che a molta gente non vengono bene, non lo so. E quindi non c'ho mai nessuno che viene in live a vedere. Ti dico poi, purtroppo molta gente è arrivata dal fatto che porto magari Fortnite. Porto questi giochi qua che magari si iscrivono perché per parlare con me devono seguirmi almeno. Ho messo questa opzione. Merda, ho messo
questione qua, perché sennò minchia arrivavano cani e porci. Buona parte di quelli che mi seguono l'ho fatto per il motivo di giocare con me. Che poi, cioè, a me dispiace anche dirgli di no, però cioè, mi dà fastidio giocare con sconosciuti che magari arrivi, vuoi giocare con me solamente perché in quella sera lì non hai nessuno, con me e i miei amici vuoi giocare, perché non hai nessuno in quel momento, per l'amor di Dio, mi fa piacere, però cioè, poi non mi caghi più, non fai quello o quell'altro, cioè, io non dico che mi devi seguire continuamente tutti i giorni, quello che è, però vabbè, ognuno è fatto a suo modo, non voglio stare a giudicare. Ah, guarda, lo so questo, lo so. Purtroppo quel gioco è diventato una roba che io ci gioco dai tempi di quando è uscita la prima Battle Royale, quindi sono veramente un sacco di anni che ci gioco. Ed è diventato una roba disgustosa. C'è ancora un gioco. Però se mi danno queste cose vuol dire che arriva la bestia. Fammi vedere un po'. L'unica cosa è che Fortnite è l'unico gioco con il quale riesco a giocare tranquillamente con i miei amici, perché io gioco un botto con una mia amica, che lei purtroppo per varie complicanze non può comprarsi il Plus in PlayStation, e quindi dobbiamo per forza giocare a quello, perché altri giochi per play gratis non ci sono, cioè non sono belli, e quindi cioè, li abbiamo provati ma dopo un po' ci faceva un'anguscia, e quindi abbiamo merda. Oh no. Tutti morti. Madonna mia ragazzi, però anche sta qua. Cioè, porca puttana. Fatto tante di quelle cazzate, sta povera Chris, è stata tutta merda, Dio buono. Che vita del cazzo, povera... povera ragazza. Cioè, gli è morta la madre per una malattia. Per qualche cosa di cui è incolpata, è morto anche il padre del suo ragazzo. È morto il suo ragazzo, ora è morto suo padre, è probabilmente morta anche la madre del suo ragazzo. Tutti morti, cioè, santo Dio ragazzi, che povera Crista sta qua. Sento le immagini essere uccisi perché sente il glu glu dell'acqua. Cioè, pensa un po'. Porca troia, uno non può bere in santa pace in sto mondo. Santa Madonna. Bisogna andare di qua allora. E tornare indietro sarebbe stato stupido in effetti. Allora. Voglio fare una cosa. Se possibile.
Salve, sono Eric. Ho parlato con te alla radio. Questo è mio figlio, Joshua. Grazie, grazie mille per averci accolto. Come ho detto, sono qui per aiutare. Vado subito a caccia, se ne avete bisogno. Mi importa soltanto che Joshua sia sicuro. Qui può esserlo? Sarà al sicuro? Sarà al sicuro, vero? Non c'è niente, che qua c'è l'acqua. Guarda, che potevo passare di là, attirarlo da qualche parte. Quell'acqua. La scala, perfetto. Stiche sono sempre utili, guarda. Sono le altre, c'è qualcosa di importante. Buoni, state, fate come i biscotti di Balocco, fate i buoni. Idiota. Mi fa morire qui. Faccia del cazzo, maledetto figlio di puttana. Aspettavo che sfondava la porta. Dai,
Aspetta, che veniva venuta giù, c'era. Bello anche di questi giochi, che non sempre succede quello che ti aspetti. Bellissimo. Dimmi. Mangi piadina, panino pure un po' di pasta. Ok, Panino. Me questo lo fai faccio un po' tu. io, sì, tranquillo, ragazzi. Madonna che se entravano e mi ammazzava sto coso perché percepiva le voci, porca puttana, sai quante volte me lo sono immaginato sta scena, tipo io tranquillo, tutto stelto, tutto coso, entrano in camera e Matteo, porcati! Sto coso che mi squarcia la gola a caso. Pezzo di merda. Passo io qua, scusa. Senti, temo coglione, mi hai rotto il cazzo, va bene? Scala sotto il culo. Vai via, vai, vai via. Fatti cazzacci tu allora. Bravo, bravo. Vai a vedere nel bagno se c'è qualcuno. Facciamo la scena di Jurassic Park dove c'è il T-Rex che sfonda il cesso. Bellissimo. Lo sento, mi stanno usando. Pietro. Maledetto pervertito, non mi avrai. Ma sti cosi hanno solo l'udito, non hanno neanche lo olfatto. Sfonda la barricata, guarda, la sfonda, lo so. Lo sento, io non lo sento. Prendi il padile e spiantaglielo in faccia. Il bello è che tipo sei qua, se... Porcaccia la merda, no? Ecco, è arrivato il prezzo. Cosa che hanno di utile è l'udito, perché non ci vedono, sono ciechi da come ho capito. No, c'è la polvere, vaffanculo. Cioè sono ciechi, ma mi sa che non hanno manco l'olfatto. Mi sa, non ho ancora capito io sta cosa. Cos'è qua? Wesler,
È passato tanto tempo, il caporale Shibata non tornerà. E con questi sopravvissuti qui ora, qualcuno prima o poi farà rumore e ci farà uccidere tutti. Io scommetto sul cacciatore, e se ciò accadrà, il sacrificio del caporale non sarà servito a nulla. Dobbiamo prendere una decisione. Cosa facciamo? Dove stiamo andando? Whitehall. Senti, senti, erano proprio i rumori dei Predators, di bastardi. Cascata. Posso fare il rumore quanto voglio. Grazie mille per aver accolto me e mio figlio. Sono un'infermiera e sono disposta a ripagare la vostra gentilezza con qualsiasi consiglio medico utile, tuttavia non interagirò direttamente con chi soffre. Potrebbero urlare o agitarsi e non voglio lasciare Cameron senza una madre. Penso sia comprensibile, cazzo. Ma quindi qua posso parlare quanto cazzo mi pare? Ma che bello! Il volume è bello alto qua. Ok, almeno si è capito. La soglia, questa qua, quella azzurra, è il rumore dell'ambiente che mi circonda. Quindi, in base a questo, io mi posso regolare con il parlare e il muovermi più velocemente. Vicino alle cascate, ovviamente, c'è un rumore continuo e costante, quindi non crea problemi a nessuno. E vabbè, povera Crista. Ah, mi dispiace. Cioè, sono contento che ti hanno regalato il controller, almeno puoi giocare meglio. Sono contento per quello. Mi dispiace che è stata una giornata brutta, però, veramente. Minchia, sta qua, Dio buono, tra tutte le cose che ha vissuto, veramente uno schifo. Cioè, mesi fa, da come si è capito, perché sono 100 e passa giorni, quindi saranno tipo, quanti sono? 4 o 5 mesi? Non lo so. Gli è morta la madre in ospedale per una malattia o qualcosa del genere, un'operazione, non ho capito. Poi è successa tutta questa roba qua dell'Apocalisse. Per colpa sua, in teoria, è morto Robert, che è il padre del suo ragazzo. Poi è morto il suo ragazzo, tra virgolette, per colpa sua. E anche lì, minchia, purtroppo succedono gli imprevisti, quindi non ci puoi fare niente. Poi, minchia, morto suo padre adesso, e sicuramente anche Laura è morta. Da una parte lo spero che sia morta Laura perché è una stronza, però in realtà preferirei che non fosse morta perché secondo me
È cattiva, ma non così tanto. Vedi. Vabbè. 3 mesi e 20 giorni. Sono tanti, eh. Quindi 3 mesi, minchia, in 3 mesi sta qua, ha perso tutto, ha perso. In quasi 4 mesi, arrotondiamo a 4. In 4 mesi sta qua, ha perso tutta la sua famiglia, cioè se ci fai caso. Perché cazzo, prima sua madre, poi vabbè, chissà, parenti lontani, cazzi e mazzi, che saranno morti sicuro, perché con questa cosa qua che non devi star zitto e tutto, chissà quanti sono morti all'inizio. Poi, vabbè, a parte quello che, vabbè, gli è morta la madre, poi per colpa sua, tra virgolette, perché non si capisce se è colpa sua o meno, Laura dà la colpa a lei, però non si può sapere. È morto il marito di Laura, poi è morto il ragazzo di Martin, non mi ricordo come si chiama, cazzo. Vabbè, è morto il ragazzo della protagonista, ora gli è morto il padre davanti, cioè. Forse anche Laura, quindi cioè, perso tutti sta qua, lei adesso è sola come un cane con il bambino in grembo, cioè che povera crista, cioè. Lo so, però sai, quando, beh, mi hai detto che sei madre, quindi, cioè, il fatto di avere una vita, io sono un maschio, non potrò mai capirla sta cosa qua, purtroppo, però, cioè, ti dà una prospettiva di vita completamente diversa, eh. Cioè, tu, sì che all'inizio, ma dipende come ti prende in realtà, però, non lo so, io non essendo donna e non potendo mai essere madre, non lo capirò mai questa cosa qua, però, posso capire il motivo per cui tira avanti, perché comunque dentro di lei sta crescendo una parte di lei e una parte di Matt si chiama, non ricordo, vabbè, del suo ragazzo. Quindi capisco perché continua ad andare avanti nonostante tutto, perché a sto punto dalla disperazione, cioè vaffanculo, è un po' anche il concetto di sopravvivenza personale, perché dici sì, va bene che è, però, cioè, hai paura di morire. Sì. Però devi contare che lei ha ancora il bambino. Quindi tecnicamente non è sola. Deve vivere anche per quel bambino lì, per portare avanti almeno un qualcosa che la lega ancora a Matt. Perché se si facesse ammazzare perché quello o quell'altro, cioè, penso che si odierebbe anche da morta. Quindi. Vabbè, però vediamo, vediamo. Io non so neanche quanto cazzo dura sto gioco. Fammi vedere. Allora. No, aspetta. The Quiet Place, The Road Ahead. L'intero arco narrativo si dipana in poco più di 10 ore, una durata che può sembrare modesta, ma che si fa percepire decisamente più lunga grazie al ritmo lento e misurato del gameplay. Ah, beh, meno male, dai, 10 ore però sembra più lungo, ci sta. Ma infatti è quello il motivo. Sì, minchia. Ti dico, io. Allora. Beh. Non voglio fare lo stronzo. Però se parlassi semplicemente da figlio, senza avere io figli, cioè, ti giuro, mi fossero morti i miei genitori, la mia ragazza, queste cose qua, minchia, sarei distrutta bestia, ma non penso che mi farei ammazzare. Dio, muoio. Non penso che mi farei ammazzare da quelle bestie. O che mi sarei sparato. Non l'avrei mai fatto.
non l'avrei mai fatto. Cioè, piuttosto, se mi odiavano così tanto, vaffanculo, me ne andavo. Cioè, una certa, perché vaffanculo, se non sono apprezzato in un posto, prendo e me ne vado. Però non mi sarei mai ammazzato o fatto ammazzare perché tutta la mia famiglia è morta. Avrei continuato a vivere perché è quello che avrebbero voluto loro e mi sarei fatto una vita, avrei provato almeno. Se mi fossero morti dei figli, non lo so, non essendo umano, non essendo un padre. Non saprei dirlo, cioè, con certezza. Potrebbe essere l'opzione che mi sarei fatto ammazzare anch'io, perché, cioè, non è. Penso sia una delle cose più brutte che possono mai succedere. Anzi, è una delle cose più brutte che possono succedere nella vita, quindi. Meno male che non ci siamo in queste situazioni di crisi apocalittica o robe del genere, cioè, forse si risolverebbero molte cose, cioè, sarebbe, con l'avidità della gente che c'è a sto mondo, saremmo tutti già morti. Però vabbè, è così, però è un gran bel gioco questo. Che dire? Io mi potrei anche fermare qua, sono uscito apposta perché iniziavo un nuovo pezzo e volevo. Che cazzo di roba mia arriva di notifica, vaffanculo. Io semmai, diciamo così, io mi fermo qua, poi continuerò, non lo so. Non so se continuerò stasera oppure domani. Perché oggi pomeriggio devo uscire, quindi. Dipende da quando arrivo. Dipende. Vabbè, comunque, a parte questo, io mi fermo qua. Io ti ringrazio mille, strega, della compagnia. Ovviamente poi ringrazio anche tutti coloro che poi verranno in futuro e vedranno questa live. E per il resto, niente, io vi ringrazio nuovamente e vi do appuntamento alla prossima di un altro episodio di A Quiet Place. Dai, raga, ciao a tutti, alla prossima.